Rieccoci insieme. Poco fa sono arrivate le dichiarazioni di Torrente dal ritiro di Modena, dove il Bari è praticamente fermo dopo la partita, dopo partita contro i Canarini. Chiaramente Torrente si aspetta una gara a viso aperto che ricalchi anche un po' quello che accade all'andata, una gara spettacolare. Torrente l'ha definita lo spot della Serie B 3-3, ricorderete, grandissimo spettacolo, grandi emozioni. Ha detto Torrente: la base della squadra resterà invariata, ma farò 3-4 cambi perché ho bisogno di gente fresca mentalmente e fisicamente. Ma ti aspettavi il Sassuolo così in alto quest'anno? No, mi aspettavo che prima o poi potesse centrare, insomma, l'obiettivo, Avevi presente perché... Confindustria No, ma come. a prescindere da, cioè, dagli addetti ai lavori, i giocatori, è tutto organizzato, insomma, alla Mancano solo i perfezione. tifosi, perché comunque è uno Sì, i stadio strano dove ci sono tifosi e tantissimi poi negli intimi. anni anche i risultati, perché poi alla fine non hanno mai fatto niente, cioè grosse aspettative, grosse squadre, grossi investimenti. Poi forse nell'anno in cui hanno investito meno si sono Stanno facendo meglio. ritrovati qualcosa La di... tua idea è che questa B sia un po' più bassa come livello rispetto a quella che vinse il Bari, che ricordiamo aveva ad esempio il Parma di Guidolin come antagonista. Sì, diciamo che poi ogni anno è un campionato strano, perché alcuni anni puoi trovare qualche squadra importante che magari da là scende, insomma, di categoria. Quest'anno è molto... molto livellato, se tu togli il Sassuolo, bene o male, le squadre si Sta tornando il equivalgono. Novara, giocando mezzo campionato. Il Novara Infatti, sta tornando e ha vinto anche a infatti, infatti, Livorno. hanno preso un Ma io ti vantaggio dico una notevole. cosa, Enzo. Noi abbiamo vinto due volte a Sassuolo sul campo di Modena. Loro hanno vinto due volte sul campo del Bari, però la terza volta loro hanno pareggiato. E se facessimo noi la terza volta lì a No, e perché no? pareggiare, E perché sarebbe no? E bello. perché Dai, un no? pareggio andrebbe bene, Professore, Andrea. però la domanda che molti mi hanno fatto è: ma quante volte al Bari è capitato di fare 4-3 in quel modo? Perché l'altra Allora, volta, a stiamo a proposito, sentire. tra poco ci collegheremo con il tifoso che ha mostrato le Ah, sì, natiche al va bene. momento del Senti, no, io 4-3, volevo dirti questo, che proprio a questa tua domanda ci sono addirittura saluti e soprattutto una richiesta, che è questa, da parte delle signore, di alcune signore e signorine, in particolare Angela, Eleonora, Diana, Luisa, Rossana, la Ma tu, piccola Annabella, tutte tu e riconosci le poi tifose, tutte donne Rosangela sono. e la Anna Maria, la saggia Anna Maria, così viene chiamata, e poi Isa e Stefania Romano. Questi qua chiedono quante volte c'è stato per il Bari il 4-3. Vediamo. Allora, in senso assoluto, a favore del Bari è il primo e unico Abbiamo sempre questo perso 4-3, 4-3. infatti. Mentre ci sono dei 4-3 soltanto con sconfitte del Bari, un 4-3 nel 38 a Bologna, un 4-3 a Roma nel 1996 con Fascetti, a Bologna ancora 4-3, e poi quella famosa partita a Bari allo stadio a San Nicola, quando dopo essere in vantaggio di 3-0 noi Spinesi fece tanti perdemmo gol, è vero. 4-3, Però il Bari 4-3 era già in con, Serie B, mi fece pare. due Mi pare era gol già in Serie B. Robbiati e uno su rigore, quello E l'ultimo. poi Verona-Bari Ma, 4-3. e poi Verona in Serie A te è B, mai capitato in quegli carriera, Daniele, un altri. 4-3 in questo modo, 3-0, 4-3? Che succede? Com'è possibile Non lo rimontare in so, 19 minuti? non lo so. È pazzesco però, per tu che giochi al Il calcio. calcio è spiegabile, perché se ci pensi è fuori da ogni È logica, pazzesco, sì. 3-0-4-3 è proprio un risultato folle, Sì, insomma. sì. È accaduto qualcosa Beh, di nella folle. storia dei 105 anni del Bari, soltanto quelle 5 volte c'è Però è pur stato, eh. vero che 10 giorni fa, 15 giorni fa, il Borussia Ha Dortmund, fatto due gol in 2 minuti, era incredibile, fuori, incredibile. anche se vuole un fuorigioco, No, però però ci ha diciamo creduto, che ci ha no, creduto. cioè, cose, il calcio è bello anche Io mi per sono emozionato a questo. vedere quella partita del Borussia Dortmund, perché capisci, peraltro lì c'era un pubblico fantastico, quanto conta anche, però crederci, almeno crederci sino in fondo. Chiedo a Cristian, abbiamo il collegamento con il tifoso che, come dire, per scommessa si è dovuto spogliare in pubblico al San Nicola, perché ora ce la conterò a lui com'è andata questa cosa. Peraltro è un tifoso di 43 anni, di professione fa il dentista, sposato, una bella famiglia, però il calcio può fare brutti scherzi. Eccolo qua la fotografia, questa è la fotografia. Gianni, l'avevi vista questa fotografia? Sì, Sì o l'ha no? pubblicata anche la Gazzetta e altri giornali Altri pure. giornali. Ma è Massimiliano, una ci cosa sei? simpatica, eh. Sì, pronto, Enzo. Massimiliano c'è, Sì. Massimiliano.
Ci sono, ciao, buonasera a tutti. Sei un grande due volte, uno perché, come dire, hai dimostrato che evidentemente quando accadono certe cose puoi essere dentista, puoi essere Presidente della Repubblica, sì, puoi essere... però La passione, il tifo non ha confini, non ha limiti. Questa è la cosa, poi perché hai detto che il tuo sogno, l'hai detto la Gazzetta il del Mezzogiorno, è essere ospite al TV Sport, a Telebari. Ma deve venire. Però non è così, vero? Mi piacerebbe tantissimo. Daniele Lorenzi dice che devi venire così, però come stai nella foto, Ah, sì, senz'altro. Ho tante cose da dire, ho avuto tante possibilità ho provato tante volte a chiamarvi, a contattarvi, ma non sono mai riuscito a prendere la linea. Tu sai che c'è stato un precedente a Bari, senti. Ma non a questa maniera. Perché allora si facevano le scommesse al campo della Vittoria. Hanno fatto di peggio, spero. No, si sono buttati. La scommessa era: se noi battiamo l'Inter, e fu battuta l'Inter a Bari, io mi butto nella fontana dell'università. Ah, ho capito. Sì. Ah, vabbè. Poca roba. Questa è stata una cosa eccezionale. Ma velocemente, ma Simia, com'è andata con questa storia? Perché ti sei spogliato? Sabato, chi è stato allo stadio penso che abbia provato le cose che ho provato io. Io volevo morire, giuro. Cioè, io penso di quel giorno, credo di aver goduto come mai in vita mia. E sono tornato a casa gridando che bello essere baresi, vale la pena essere baresi, è stata una cosa stupenda. Sì. E poi c'è stata questa mezza scommessa con un amico che sul 3-0 stava andando via, ho detto no dai non andare via, vedrai che ce la riprendiamo, e lui fa sì magari vinciamo pure, ho detto beh in quel caso mi spoglio nudo. e da lì è nato tutto. Daniele, che si prova a sentire un tifoso del genere? No, chi c'è in studio? Il grande Daniele? Devezze. Diciamo che la foto parla da sola. Anche il gol contro il Sassuolo di Devezze, insomma, poteva ispirare uno spogliarello a cosa di strano, perché fu un gol entusiasmante, ti ricordi Massimiliano? Sì, certo, come no, chi se lo dimentica. Volevo cogliere l'occasione per dire, io sinceramente volevo intervenire in trasmissione tante volte per parlare, rispondere a un sacco di cose che sono accadute negli ultimi anni. Sì. Però io una cosa, adesso per riassumere un po' tutto, chiedo ai baresi, ai tifosi baresi veri, quelli veraci, quelli diciamo come me, essere più partecipi. Cioè la città deve partecipare di più, basta tirarci sempre questa croce addosso, il presidente non va, il direttore sportivo non va. Dobbiamo scendere in piazza, cioè dobbiamo andare 50.000 a Bari-Empoli perché c'è la Serie A, ma dobbiamo andare 50.000 anche a Bari-Bologna dopo il derby vinto a Lecce, perché comunque pure là ci giochiamo la Serie A. Dobbiamo andare in piazza quando non lo voglio nominare, fa una confessione come quella che ha fatto, cioè quelli sono momenti in cui i baresi devono uscire esserci fuori. Esserci sempre, questo vuol dire insomma. Bisogna esserci, a prescindere. Con tua moglie è tutto a posto Massimiliano? Come? A casa tutto a posto, tua moglie. A proposito di mia moglie, voglio cogliere un'altra occasione per chiedere scusa prima di tutto a tutti quelli che magari non hanno apprezzato il mio gesto. Sì. No, va bene. E in primis mia moglie. Dottor Massimiliano, per questo la mia gesto ragione di vita. Grande affetto al Bari, come sono io legato da 75 anni. Certo, al Bari io le regalerò il libro dei 100 anni, non so se lei ce l'abbia. Le regalerò io il libro dei 100 anni che non si trova più in circolazione. Ho un libro che mi è stato regalato 30 anni in Serie A o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo il titolo. 30 anni in Serie A? 30 no, 100 anni. È un'altra cosa. Anni, quindi... Che tra l'altro uno mi aveva anche assicurato che avremmo fatto i 105 e poi è sparita la circolazione. Meglio così. Volevo aggiungere a proposito delle poste, che poi rimandiamo alla prossima settimana, c'è un gruppo di Corato, tifosissimi, capitanate addirittura da Michele Anserti, da Peppino Minafra, da Luca Cifarelli, da Luciano Giordane, i quali vorrebbero sapere da me qualche cosa su questo Bari, come lo giudichiamo. Io lo giudico in questo momento da alcune cifre. Le cifre sono la difesa. Nonostante un campionato modesto, nonostante una difesa che poi non abbiamo dei grandi difensori rapidi,
questa la nostra difesa, non so se il nostro regista potrà mandare... Dite così questi dati, forse, ecco qua, questo è il dato della difesa. Vedi? Ecco, sì. Allora, noi siamo alla quarta difesa del campionato di Serie B. Prima è Verona, 29 gol, la Ternana 33, il Sassuolo 34, speriamo che, domani faccia 35 al passivo e noi... Restiamo a 39. Vabbè. No, 39 sicuro. Va bene, sicuro, va bene. Sicuro. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Oggi la puntata è stata un po' molto. Vabbè, ma non facciamo la. La partita di Sassuolo. I precedenti velocemente, di chiedo alla regia proprio un minuto di. E anche l'arbitro. Deroga, velocemente per scorrere queste immagini. Io non parlo, parleranno le immagini. Le foto dai, via. Velocemente, proprio se possibile. I precedenti di Sassuolo, se possiamo mostrarli. Le e poi, due, che poi due chiudiamo. Sono, dai, no, via, no, via. Allora. Allora, questi non, sono... c'è bisogno, non c'è bisogno neanche di commento, ora vedi, no? Di commento. Intanto chiedo a Daniele De Vezze, poi chiudiamo. Una cosa volevo chiederti, Daniele. Due pareggi. Tu non sei stato un fuoriclasse a Bari, però, però i tifosi sono molto legati a te. C'è stato un momento nel quale tutti volevano... Ecco, la prima partita è Bari, questa, no? Quella del nostro De Vezze. È vero o no? Dell'8 marzo. Quanto piacere ti ha fatto avvertire sulla pelle questo affetto dei tifosi? Vi svelo, cioè, sono stato io vicino al ritorno, loro mi hanno chiuso le porte. Vabbè, c'eravamo, insomma, peccato. Comunque sei a Bari e quindi la gente quando vuole ti può venire a trovare, insomma, ormai io sappiamo dove ormai sei. Va bene. E queste sono questi sono i precedenti con il 2-1 con i due rigori, giusto, messi a segno da Marotta in quella circostanza. Credo sia stata forse la prima o la seconda vittoria in trasferta del Bari, sì, di Torrente. La seconda. E qui l'abbraccio tra Torrente e Marotta. Domani ovviamente abbiamo l'arbitro Sport, Giancola Di Vasto, giusto? Sì, Di Vasto. Ricordo domani Torri Biancherosso, ultimo minuto su Radio Bari, con gli ultimi minuti della partita e poi ovviamente anche le vostre telefonate. Qui intanto Martino Giancola, Vasto 77, sezione di Vasto, fisioterapista. L'abbiamo avuto sempre in trasferta, l'abbiamo avuto. Due vittorie e due pareggi. Vabbè, stop, grazie a Daniele De Vezze, grazie a professor Antonucci, fra poco una trasmissione dedicata ai 40 anni di Telebari. Ciao. Ciao. I got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be